Non ha senso aggiustare una strada e un ponte se nel frattempo il paese muore, se nel frattempo muore quella tua socialità, muore l'economia e quindi la possibilità di occupazione, quindi di residenzialità sul territorio. È un territorio profondamente ferito che giorno dopo giorno cerca di ripartire. Cantiano è il comune della provincia pesarese più colpito dall'alluvione del 15 settembre scorso. Per fortuna non piange vittime, ma deve far fronte a circa 70 milioni di euro di danni provocati dalla furia dell'acqua e del fango. Il sindaco Alessandro Piccini, nel rispetto dei ruoli istituzionali, ha sempre fatto sentire la sua voce chiedendo celerità nei ristori. Durante la diretta del programma Primo Cittadino ha fatto il punto della situazione. È chiaro che non è immaginabile che di fronte a una catastrofe del genere si possano fornire da subito le risposte a tutti i problemi, però noi abbiamo bisogno di sapere, e lo ripeto, il quando e il quanto. Ci si deve dire quante risorse arriveranno, quindi in che percentuale rispetto ai danni subiti e soprattutto quando arriveranno, perché solo così potremo orientare un meccanismo coordinato di ripartenza tra pubblico, privato ed attività di impresa. Perché anche l'imprenditore che per quanta tenacia abbia debba far ricorso, no, magari a ulteriori linee di credito che seppur agevolate trattasi di ulteriore indebitamento, deve avere di fronte un quadro certo di prospettiva, di ristori. Infatti, oltre ai danni al patrimonio pubblico, la piena ha invaso il centro storico, l'intera area artigianale, con la perdita di gran parte del tessuto socio-economico. Sono 61 le attività di impresa compromesse, cioè il 70% dell'indotto. La macchina della solidarietà, ha affermato il sindaco, ha fatto di più e meglio delle istituzioni. Ad oggi stiamo distribuendo delle risorse che abbiamo lanciato proprio con una raccolta fondi in quei primissimi momenti, quando ancora con il fango alle ginocchia temevamo quello che sta succedendo, cioè i ritardi del pubblico. E quindi con questa sottoscrizione che abbiamo lanciato, e di cui ringrazio tutti i contribuenti, a partire dagli imprenditori del territorio, le associazioni, i comuni che hanno organizzato raccolte fondi a favore di Cantiano, fino ai tantissimi cittadini, fino alla ragazza che ha donato le 2 euro simboliche. Noi abbiamo raggiunto un qualcosa che supera il mezzo milione di euro. Di queste risorse, la prima parte, 290.000 euro, sono state già distribuite. Tra appunto le 60 attività di impresa che dicevamo poc'anzi, in maniera a pioggia, toccando tutte le attività con una differenziazione che teneva appunto conto del codice commerciale di quella specifica attività. Ora, in questi giorni, stiamo cercando di chiudere con dei criteri di nuova distribuzione della tranche rimanente, circa 250.000 euro, e vogliamo anche distribuirlo tra i privati cittadini che hanno avuto dei danni alle proprie abitazioni. Ricordo avere 136 prime abitazioni compromesse, ed anche in parte alle aziende agricole che vivono di questo lavoro. Ad oggi una trentina di persone deve ancora rientrare nelle proprie abitazioni. Emblematica la foto del sindaco che all'ingresso del municipio indicava il punto in cui era arrivata l'acqua. Ancora più impressionanti però sono le immagini girate nel paese nei giorni successivi all'alluvione. Cantiano, ha detto il sindaco, nonostante le difficoltà tornerà a guardare con fiducia al futuro, ma c'è tanto da fare. Alcune strade, ad esempio, sono ancora interrotte. Abbiamo perso la possibilità dell'accesso al nostro massiccio più importante, ma non noi, tutta l'intera provincia perde l'accesso al Monte Catria, che per noi è la perdita del principale indotto turistico da cui regge tutta l'agroalimentare, tutta la ristorazione, ma problemi anche molto più seri, tangibili, quotidiani. Non abbiamo più un sistema di depurazione. Non abbiamo più delle condotte all'interno del capoluogo in grado di reggere una qualsiasi pioggia ordinaria. Il pensare di non avere i sistemi di depurazione nello scarico delle acque ai fiumi è un problema serio a cui va data risposta immediata. E non possiamo aspettare i tempi della burocrazia, perché nel frattempo c'è un problema anche di igiene, di sanitario. La struttura di un ente pubblico come il Comune di Cantiano, che consta di 13 dipendenti più alcune collaborazioni, è ormai da 6 mesi
a un passo, ripeto, dal collasso, perché stiamo tutti, compresi gli amministratori, gestendo una situazione anomala. A Cantiano non c'è più l'acqua, non c'è più il fango, ma i problemi in maniera plastica sono ancora evidenti. E quindi ecco, anche la capacità dell'ente di poter riprendere tutte quelle progettualità che erano anche in cantiere. Noi stiamo abbandonando, abbiamo abbandonato l'ordinario ormai da mesi. Stiamo cercando con fatica di riprendere alcuni ragionamenti, ma va sicuro che la totalità del tempo viene assorbito da una gestione emergenziale che non trova, ripeto, precedenti nella storia amministrativa del Comune di Cantiano.